Ed eccoci qui, è arrivato il metaverso di Fortnite, ovvero Valorant a sto giro. Volevate Valorant su Fortnite? Eccolo! Prima persona, piazza e stacca la mina, 5 contro 5, mappe chiuse. Vediamo insieme che cos'è questo nuovo Fortlarant, potremmo chiamarlo così. Ballistic, si chiamerà così, nome più brutto non si poteva trovare, anche perché in italiano come l'hanno tradotto? L'hanno chiamato ballistica, credo. Sì, balistica. Vabbè. E ragazzi, è la nuova modalità metaverso. Come l'anno scorso c'è stata Lego e tutte altre cose, qua oggi arriva in anteprima, sarà in una sorta di early access da dicembre 11, quindi da, direi, dovrebbe essere mercoledì? Yes, da mercoledì, Valorant su Fortnite. Vediamo cos'è. Prima mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate like, codice l'Alex e alle 18 io gioco Blind, il nuovo capitolo 6. Non sono riuscito ad accenderlo, ad oggi guardate quante cose continuano ad uscire ed è impossibile fare video. Sto pure giocando Indiana Jones, quindi stare dietro a tutto è impossibile. Andiamo. The Fortnite Team, già non è stato tradotto. Fortnite è ora in prima persona, ecco forse questa è la cosa che vi aspettavate di più, con la modalità balistica, uno sparatutto tattico 5 contro 5 in accesso anticipato dall'11 dicembre. Credo che il discorso accesso anticipato sia partiamo soft, una mappa sola, vediamo se la gente frega di sta roba, poi al massimo ci sviluppiamo. Non vogliono fare Rocket Racing 2 secondo me, però credo che questo funzionerà meglio a... intuito. La prospettiva è tutto. Ti diamo il benvenuto nella modalità balistica, una nuova esperienza in prima persona di Fortnite. La modalità balistica, che verrà pubblicata in accesso anticipato l'11 con classifica più fuori classifica, quindi Ranked, è un'adrenalinica modalità di gioco competitiva 5 contro 5 a turni, quindi a round sarebbe. Il lavoro di squadra, ok, sono essenziali per la vittoria. Vediamo, ecco la mappa, è proprio Valorant. Cos'è l'accesso anticipato per la modalità balistica? La modalità balistica inizierà con la mappa Skyline 10. Eccola qui, quindi ambientata un po' nella nuova zona Tokyo che c'è nella mappa. Non lo so perché non l'ho vista ancora, oggi alle 18. Un set di armi iniziali e un numero limitato di oggetti. Dopo il lancio effettueremo delle modifiche in base all'opinione dei giocatori. Inoltre proporremo grandi aggiornamenti con come nuove mappe, armi e funzionalità. Fino a che non andrà così male che come abbiamo fatto con Rocket la spegniamo. La modalità balistica inizierà in accesso anticipato. Ok, questi sono piccoli scorci della mappa. Oddio, siamo più nell'ambito di Mega City, vedendo da qui. Però, vabbè, più o meno, roba che abbiamo... parzialmente già visto su Fortnite, sì, direi che l'abbiamo vista spesso e volentieri. La modalità balistica è una modalità senza costruzione. Ecco, già questo potrebbe aiutarmi. Tutti i set equipaggiamento salvati nel tuo armadietto saranno presenti, che supporta costumi, dorsi decorativi, calzature, le coperture, gli spray e le emote già esistenti in Fortnite. Quindi non sarà ovviamente basato sugli eroi, come avete capito. Si giocherà proprio con le nostre skin. Picconi, scie, strumenti, veicoli e tracce gem non sono supportati, certo, perché il piccone qui non serve. Al momento del lancio la modalità balistica sarà disponibile su tutte le piattaforme e in tutte le regioni in cui Fortnite è supportato, con l'eccezione di Russia e Corea del Sud. Allora, Russia posso anche capire, Corea del Sud... Ragazzi, che cosa stanno facendo i BTS? Cosa è successo? No, queste ragazze sono le piccole curiosità che voglio scoprire. Qual è la bagarre con la Corea del Sud che non si riesce a risolvere perché riguarda troppo la guerra e gli dà fastidio come cosa? Perché non esci in Corea del Sud? Tutte le grandi fan di questo canale, che saranno tipo due, che seguono il K-pop come me, ma qual è la ragione? Che cosa ha fatto? Che cosa hanno fatto i BTS o gli Stray Kids a Fortnite? Oddio! Stiamo lavorando per rendere la modalità balistica disponibile in entrambe le regioni. Va bene, ok. Sono stunna... Lore. Nella modalità balistica, all'inizio della partita, i giocatori vengono divisi in due squadre, attaccanti e difensori. Avete mai giocato a Valorant, raga? Le sapete ste cose? L'obiettivo degli attaccanti è piazzare un dispositivo in un punto di fenditura, squarcia realtà. Sì, fagli un nome più lungo. Punto di fenditura, squarcia realtà. Ma io ci vedo delle rune del cubo sopra. Non è proprio un pezzo di punto zen. Lore. Vi ricordate, no? Non è la nave madre, è il punto zen. Vedrete che qua hanno cucinato.
in uno dei due punti della mappa, mentre i difensori devono impedire che il dispositivo venga piazzato e fatto esplodere. Ragazzi, è proprio Valorant, cioè, avete mai giocato a Valorant? La rigenerazione non è possibile, Valorant. Il round termina se il dispositivo punto di finitura esplode o se una squadra viene eliminata completamente, Valorant. Oddio, su Valorant c'è anche il tempo per piazzare. Dopo 6 round i giocatori si scambiano i ruoli, Valorant. Valorant ne ha 7 però, se non sbaglio. I difensori possono diventare attaccanti e viceversa. La partita finisce quando una delle squadre vince 7 round in tutto. Chiaro, chiaro. Come funziona? Inizi con una pistola base Ranger e 800 crediti. Nella modalità balistica guadagnerai crediti ottenendo eliminazione o piazzando il dispositivo, che potrai spendere all'inizio di ogni round della partita per acquistare oggetti e armi extra che aumenteranno le possibilità di successo. Valorant. Valorant come funziona? Lo spiego per chi non ci ha mai giocato. È giusto così. Voi fate dell'eliminazione e guadagnate dei soldi. A ogni inizio round, il vostro personaggio, se è morto, perché se non è morto vi portate l'equipaggiamento di prima, può comprare dell'arsenale, quindi degli AR più forti, delle cure aggiuntive, eccetera. Ma li devi pagare e lo fai tramite i crediti. Se muori, ovviamente il round dopo rinasci nudo e quindi o spendi o parti in mutande perché non hai più soldi. Invece, se sei sopravvissuto, ti tieni quello che hai e puoi rimpimparlo se vuoi, quindi magari ricompri le cure perché le hai esaurite, oppure avete capito, insomma. Spero di avervi fatto capire. Sopravvivi al round e conserverai tutta la Bastava leggere sotto. Conserverai tutta l'attrezzatura e gli scudi, meno eventuali oggetti consumabili utilizzati. Puoi rilasciare armi, granate fumogene, granate stordenti per i tuoi compagni. Sì, questa è una cosa di Valorant. Puoi passare tutto quello che hai, ma anche su Fortnite. Ovviamente qui ha un peso specifico diverso come azione, nel senso è molto più importante. Il dispositivo punto di fenditura richiederà 45 secondi per esplodere dopo essere stato piazzato. Se riuscite a difenderlo, dovrete mettervi al sicuro, sì, perché fa tipo una sorta di esplosione ad area e anche se tu sei quello che piazza ti devi allontanare. Funziona così. Se restate nel raggio verrete eliminati. Valorant. Nel corso delle partite della modalità balistica potrai controllare il tabellone in qualsiasi momento per vedere la classifica. Ok, ok, ok. Credo che questi siano i fucili che già trovate nel capitolo 6, ma io ancora non li ho visti. Assalto, ottimi negli scontri a media distanza, fucili pesanti, mitragliette, cecchini, pistolette. Crea un muro di fumo che ostacola la visuale del nemico. Ehi, Viper, il mio personaggio preferito. Lancia una granata stordente per accecare gli avversari, quindi è la flashbang. Ma fai attenzione, finirei per accecare te e i tuoi compagni se te la tiri sotto. E poi gadget flex. Ogni partita della modalità balistica inizia con una scelta di 5 gadget. Quindi cosa hanno fatto? Anziché dirti i personaggi con le classi, perché non potevano su Fortnite, ognuno avendo la propria skin, ti fanno scegliere determinate perk abilità prima. Ha senso. Che i giocatori saranno i soli a poter comprare e usare per tutta la partita. I giocatori potranno acquistare il gadget che hanno scelto e conservare due gadget flex nell'inventario ogni turno, che non potranno rilasciare o far raccogliere altri giocatori. Cioè, questi definiscono la tua classe e il tuo ruolo. Vediamo infatti cosa fa. Seleziona la mina di prossimità per piazzare una mina sui pavimenti. Ok, questo è quello, il tizio delle fish di Valorant, insomma. Possono essere raccolte, bla 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 bla. La bolla scudo permette di lanciare una bolla protettiva temporanea impenetrabile ai proiettili. Il lanciagranate, vabbè raga, avete già capito tutto, insomma, no? Quindi vi scegliete la vostra classe così, con queste grandi, diciamo, macro abilità che potete assegnare ai vostri personaggi. Quindi che sia Bruma, che sia Giulia, che sia qualsiasi skin, glielo potete dare. Un'amica fidata, una volta lanciata una granata a frammentazione, rimbalzerà ed esploderà. Oppure la granata impulsi perché li fai volare via, ok? Penso ne metteranno altre. C'è la modalità ranked e non ranked. Le partite fuori classifica offrono un'esperienza più rilassata. Non sarà mai così. O provare la modalità balistica. Questo è il modo ideale per esercitarsi con la mira e per prendere confidenza con i gadget. Se un giocatore abbandona una partita, un altro verrà inserito come rincalzo, ok? Quindi c'è il matchmaking anche se uno abbandona. Dopodiché, dopo che una partita fuori classifica finisce, i giocatori potranno restare nello stesso server se lo vogliono, cosa che non avverrà ovviamente nelle ranked. Se lasci una partita subirai una penalità, eccetera, 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 le cose più ovvie del mondo. I giocatori che si disconnettono avranno una proroga di 3 minuti, sì, ricordatevi che Valorant è molto severo, io nomino sempre Valorant, ma è ovvio che l'hanno copiatissimo, e avete le penalità, quindi se quittate per tot tempo non potete giocare, ma esiste un sacco di giochi competitive, non credo che non abbiate giocato giochi competitive nella vostra vita. Per maggiori informazioni, penalità abbandono. Queste penalità
abilità potranno cambiare nel tempo. Vabbè, pace. Ci interessa relativamente. Diversamente da battaglia reale, rientra il matchmaking nella modalità che si basa sulla posizione media del tuo gruppo, non quella del membro con la posizione migliore. Quindi se avete un super pro e 4 super scarsi, comunque bene o male giocherete una partita con abbastanza scarsi. Figo, ottimo per me. Seguiremo attentamente i commenti sul matchmaking. Ok, tutto da decidere. La squadra vincente conquista posizioni. La quantità esatta, ci interessa poco. Impostazioni della modalità balistica. Regola le impostazioni, quindi abbiamo tutte impostazioni ovviamente che riguardano chiaramente la prima persona, cosa che non si è mai affrontata su Fortnite. E 11 dicembre abbiamo la nuova modalità metaverso da provare. Esaltati, non ve ne frega una mazza? Io raga ho giocato un po' a Valorant quelle mie 40 ore, quindi un pochino di curiosità ce l'ho. Sarà la brutta copia? Boh, lo scopriremo. Morirà in 6 mesi appena? Boh, lo scopriremo. Sicuramente la provo perché magari è divertente. Bisognerà anche vedere i time to kill e tutte queste cose qua. Però una prova ce la faccio. Mi sembra un tentativo disperato e senza anima di inseguire Valorant? Sì. Però magari funziona, magari... Cioè, qui proprio non vedo nessun guizzo creativo. Zero. Facciamo Valorant, glielo copiamo e lo buttiamo dentro. Boh, vediamo. Non lo so, voi che ne pensate? Avete mai giocato a Valorant? Magari ve lo porto in live un giorno, così vi preparate prima di questo. Si potrebbe fare. Fatemi sapere nei commenti. Ci vediamo alle 18 in live per la scoperta del capitolo 6. Ciao, raga!